quale città medaglia d'oro della resistenza. E mentre ci avviamo nel cuore di questa favolosa città, pensiamo all'importanza strategica di Sesto San Giovanni, che è collocata a un'ora e mezza dalla montagna di Foppolo, a un'ora e mezza dal mare di Albisola. Siamo finalmente arrivati a Sesto San Giovanni e vogliamo sapere dagli abitanti di Sesto San Giovanni cosa c'è da vedere per chi viene sempre in vacanza. Non lo so, non ho idea. Niente, non lo so. C'è Sesto San Giovanni che è bello. Io niente, perché non vado in giro. Niente. Lo spinache, vai. Per chi viene in vacanza a Sesto San Giovanni, cosa c'è di bello da vedere? In vacanza? C'è bello Sesto. Il bello Sesto, il bello di Sesto, se va via il comunista. Come, cosa c'è di bello? La gente, il clima, tutto di Sesto sono, tante cose che di Sesto sono, la tranquillità. Quindi vale la pena di venire in vacanza a Sesto? Certo, perché no, se c'è l'altro posto è meglio, va bene, però a Sesto sembra meglio. Allora fai un invito alle persone a venire in vacanza a Sesto San Giovanni. Tu invece di passare un sabato e domenica a Sesto più tranquillo e più aria più pulita, diciamo, di Milano, perché troppo il traffico a Milano, invece a Sesto abbastanza tranquillo.